ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Era sotto shock, non rispondeva, e da lì ho capito subito che non era più in grado di capire, capito, cosa stava facendo, si stava lasciando andare. Negli occhi e nella voce del pesarese Andrea Roberti, a distanza di diverse ore, è ancora impressa la paura di quei momenti. La paura di non riuscire a salvare la vita di un uomo che domenica pomeriggio stava nuotando nelle acque fredde a 600 metri di distanza dalla costa di Pesaro. Roberti e l'amico Giacomo Bonazzoli, che stavano rientrando con il gommone dopo una giornata in mare, non ci hanno pensato nemmeno un istante davanti alla richiesta di soccorso che hanno ricevuto all'ingresso del porto dalla capitaneria locale. Il gommone ha cambiato rotta, hanno raggiunto il bagnante, salvandogli la vita. Chiaramente sono stati dei momenti non semplici, perché lui non rispondeva, non voleva avvicinarsi alla barca, e io, quando poi si è lasciato andare, che andava sotto, ho iniziato a bere, io mi sono spogliato per buttarmi. Poi dopodiché sono riuscito a mettere la retromarcia, arrivargli proprio attaccato, l'ho preso in un polso. E anche lì comunque ho avuto paura, perché sinceramente ho detto: non lo conosco, questo era in panico, ho detto: questo mi tira giù nell'acqua. Gli ho detto a Giacomo: prepara una cima subito, un salvagente nel caso che vado giù. Ero pronto a tutto, è chiaro, ero pronto anche sinceramente a menarli, come gli ho detto al ragazzo: mi dispiace, però per salvare la vita era così. Io ero in contatto con la capitaneria e una volta avvicinato al gommone siamo riusciti ad afferrarlo. E ovviamente lui non rispondeva alle nostre domande, l'abbiamo caricato, abbiamo avvolto una coperta e l'abbiamo fatto tranquillizzare sul gommone per poi portarlo in capitaneria, che aspettavamo l'ambulanza. E nel viaggio è stato un po' drammatica la cosa, perché lui comunque piangeva forte ed era molto disidratato, era in ipotermia ed era molto disidratato, tanto che si è scolato una bottiglietta intera di acqua. E diciamo che, ecco, è stato un momento abbastanza freddo e drammatico, sì.